Intanto buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti a questa conferenza stampa. Saluto la delegata FAI di Osimo, l'architetto Manuela Panini, saluto il dirigente dell'Istituto Comprensivo Fratelli Trillini, Rosanna Cattozzo, saluto gli alunni intervenuti e tutte le amiche e gli amici che con Manuela Panini hanno voluto organizzare questa iniziativa, per il quale ringrazio il FAI di aver scelto dopo qualche anno di nuovo la città di Osimo per mettere in mostra e raccontare la storia e le bellezze del nostro palazzo municipale. Non poteva esserci migliore location che quella del Lapidarium, all'entrata del nostro palazzo municipale, con davanti le statue senza testa che rappresentano nella maniera migliore la storia di epoca romana della nostra città, ma i protagonisti della giornata FAI saranno i ragazzi dell'Istituto Fratelli Trillini, che racconteranno a tutti coloro che sabato e domenica verranno a visitare il Palazzo Municipale la storia di questo bellissimo luogo. E quindi io non faccio altro che passare la parola all'architetto Manuela Panini, che ringrazio ancora insieme a tutte le sue collaboratrici per aver scelto la nostra città, perché la nostra città è un pilastro per quanto riguarda la storia e la cultura del territorio della Regione Marche. Di questo pilastro abbiamo fatto un punto del nostro programma amministrativo, e del binomio cultura, promozione del territorio e quindi turismo ne siamo orgogliosi, quindi ringraziamo il FAI per aver scelto la città di Osimo. Grazie. Grazie Sindaco, io ringrazio l'amministrazione comunale, in particolare l'assessora Michela Glorio, che ci ha sostenuto nell'organizzazione di questo bellissimo weekend dedicato alla cultura. Tutti gli anni è sempre difficile scegliere quale città e soprattutto quale sito aprire, ma in realtà, avendo poi anche presentato ultimamente il libro sui palazzi di Osimo, abbiamo scoperto che questo edificio nel quale noi ci troviamo adesso conserva al suo interno talmente tante testimonianze storiche legate alla città, che ne formano un compendio unico e organico che ci narra della storia secolare di Osimo, dai tempi dell'archeologia fino agli ultimi periodi del 1800, quando hanno inaugurato la fontana di piazza. Quindi io ringrazio tantissimo i giovani ciceroni, senza di loro non sarebbe possibile organizzare questa giornata, queste giornate del FAI. Loro sono la cinghia di trasmissione tra la conoscenza del territorio e i visitatori, che in questo modo hanno la possibilità di imparare qualche cosa della loro città, ma soprattutto di aumentare il loro senso di appartenenza con il luogo. Quindi nelle due giornate ci sarà questa magia, perché voi racconterete la storia della città e i visitatori ascolteranno dei vostri racconti, impareranno e in quel momento ameranno ancora di più questa città meravigliosa. Quindi chiaramente oltre a voi le insegnanti, perché le insegnanti sono anche loro delle rappresentanti importantissime, perché altrimenti anche questa trasmissione di sapere non sarebbe possibile. Insomma, diciamo che è una macchina abbastanza complessa. Ci vuole la città, ci vuole l'amministrazione, ci vogliono le insegnanti, ci vogliono gli studenti, ci vogliono i volontari del FAI. Quindi è un film che ha tanti attori che sottendono poi la resa e la produzione, che sicuramente sarà un successo garantito, perché so che su Facebook abbiamo tantissime visualizzazioni, quindi io penso che sarà un weekend molto molto frequentato e molto richiesto. Io a questo punto passerei la parola alla preside per due parole, poi volevo fare qualche domandina ai ragazzi. Grazie architetto, veramente due parole. Io inizierei dal FAI, senza il quale, senza l'associazione Fondo Ambiente Italia, tutto questo non è possibile. È veramente una lodevolissima associazione fin dall'inizio. Io sono osimana dalla nascita e sono orgogliosa di essere osimana, e quindi queste manifestazioni che abbiamo fatto negli anni, no? Siamo stati al Duomo, siamo stati a Villa Palazzo Simonetti, che io adoro, vedevo da piccola da casa, e veramente Osimo ha questi splendidi gioielli. Chi meglio dei ragazzi per poterli illustrare sia ai cittadini osimani, che magari vengono qua solo per espletare azioni amministrative, sia per
coloro dei comuni limitrofi che senz'altro verranno a vederci. Quindi, prima di tutto, grazie al FAI che permette queste aperture sia di primavera e d'autunno e ai loro volontari. La Presidente, non conosco bene la geografia, insomma, del Fondo Ambiente Italiano. Poi naturalmente i ragazzi che in questi anni si sono appassionati a fare i ciceroni, e questo offre loro la possibilità di conoscere Osimo, che se non ci fossero queste attività sarebbe più difficile, no, scoprire la storia di Osimo. E poi magari loro racconteranno il percorso che hanno fatto con le loro docenti. E poi naturalmente i miei docenti delle scuole secondarie di primo grado, sia di Borgo che di Passatempo, in particolare la professoressa Barontini, ringrazio, e qui la professoressa Maria Carbone, ma anche tutte le altre lettere con arte che si sono messi a lavorare con i ragazzi per farli diventare degli ottimi ciceroni. Grazie a tutti. Grazie Preside. Allora io direi i ragazzi, senza farli alzare, se siete d'accordo, farei ad ognuno di voi, visto che siete qui, una domandina, senza la maschera, così vediamo i vostri bellissimi volti, la possiamo all'aperto, lo possiamo fare. Allora, io so che il percorso è suddiviso in diverse tappe, quindi immagino che ognuno di voi sia responsabile di una di queste tappe. Allora, vogliamo fare in questo modo, quindi raccontateci che cosa voi racconterete ai visitatori. Peraltro, premetto che in questi giorni, grazie all'amministrazione, il palazzo è stato rimesso a lucido, come fosse una casa, come se noi aprissimo casa nostra per fare venire i visitatori ad ammirare quello che noi possediamo. Allora, cominciamo da te, che ti chiami? Manuel. Allora Manuel, tu ti occupi di una tappa precisa, mi vuoi dire qual è? Io mi occupo della sala del Vivarini e insieme a Valentina e Giulia spiegheremo ai visitatori la sala del Vivarini. In particolar modo anche la pala, che tu sai che non è conservata qui, ma che sta al Museo Diocesano, quindi magari poi lo racconteremo, che chi vuole può anche allungarsi al Museo Diocesano per andare a vedere la pala in originale. Tu invece? E insieme a Manuel e Giulia spieghiamo questa sala, e oltre proprio alla pala parliamo anche un po' di come è fatta la sala proprio, quindi i muri, il soffitto. Io sono Lorelai e io non spiego in particolare una postazione, ma faccio la guida e spiego la storia del palazzo, un po' della città di Osimo e la facciata principale, insieme ad una mia compagna che si chiama Gloria, che tristemente oggi non è potuta venire perché si trova in questo momento in quarantena. Sì, tu invece? Allora, io mi chiamo Giulia e faccio la sala del Vivarini insieme a Valentina e Manuel, e come hanno già detto loro parliamo del politico in particolare, però appunto anche in generale della sala e come è decorata e dei suoi segreti, diciamo. Invece? Io sono Anna Greta, però farò la comparsa, la dama, davanti alla fontana di Ovi. Sì, mi vestirò da dama. Fine 800, se non mi sbaglio. Avremo anche le guide abbigliate con vestiti dell'epoca, benissimo. Però vorrei sapere una cosa precisa da voi. Qual è stata la cosa che vi ha colpito di più di questo palazzo? Chi mi risponde? Un po' difficile come scelta, perché il palazzo comunque è bellissimo in sé, tutta la storia dietro tutta la costruzione, ma a me personalmente, proprio come persona, a me ha colpito molto la loro sala, la sala Vivarini, e il gabinetto del sindaco dove siamo entrati quando siamo venuti a fare la visita, la prima visita che siamo venuti con la prof. Io direi che questi apprendisti ciceroni sono prontissimi, li vedo già belli sciolti,
avrete un po' di paura sabato pomeriggio quando comincerete, però vedrete che vi scioglierete mano a mano che i visitatori apprezzeranno il vostro racconto. Vogliamo far dire qualcosa all'assessora Michela Glorio? Anche da parte mia ringraziamenti al FAI che ci ha dato l'opportunità di ospitare un'esperienza, un'attività così prestigiosa e della quale siamo molto contenti. È stata anche l'opportunità per rimettere un po' a nuovo il Palazzo Comunale, che ne abbiamo fatto vari lavoretti che necessitavano per renderlo appunto nel suo massimo splendore. Come anche ricordava la Preside, è molto interessante che i cittadini visitino il Palazzo Comunale non solo dal punto di vista amministrativo e quindi per le pratiche che ogni giorno devono venire ad espletare, ma anche dal punto di vista storico e culturale, e questo palazzo ha veramente tanto da raccontare, quindi davvero grazie per l'iniziativa. Ci vediamo sabato e domenica davanti al Palazzo Municipale. Grazie.